Buonasera, buonasera e bentornati su TCS, Telecosta Smeralda, il magazine. Nel glossario di quest'estate ci sono tante parole che rimarranno sicuramente impresse. Una è overtourism, il turismo di massa, e oggi non parleremo di questo, ma parleremo dell'esperienza, che è un'altra parola che in questi anni soprattutto viene legata al turismo, però poi alla fine l'esperienza che cos'è? O meglio, chi vuole andare in vacanza, chi viene in Sardegna, e sono tanti, cosa cerca? La felicità, ovvero l'esperienza. A parte questo, c'è l'esperienza anche dei piccoli comuni che provano a scommettere magari sull'acqua. Che rumore fa l'acqua? Beh, vediamolo. Si è chiuso nel migliore dei modi il sipario a Gavoi, l'Esperienze e Suoni d'Acqua Festival 2024, manifestazione arrivata alla sua terza edizione. La kermesse culturale e sportiva ha dato spazio al kayak, al trekking, laboratori culinari e archeologia. Ciliegina sulla torta, il concerto del grande Eugenio Finardi, che ha percorso la sua storia artistica attraverso un concerto di alto profilo in una location unica nel suo genere, il palco galleggiante sul lago di Gusana. Grande soddisfazione da parte del primo cittadino del piccolo centro barbaricino. Questo territorio aveva questa vocazione, ovviamente data dalla presenza dell'invaso, però le iniziative fatte soprattutto hanno dato già dal primo anno un riscontro molto positivo, nel senso della qualificare questo territorio e questo lago come un hub di servizi nel campo dell'escursionismo, nel campo delle attività natatorie, nel campo, diciamo così, del turismo all'aria aperta, turismo che oggi si definisce lento, o meglio legato a ritmi diversi e che sono legati un po' al ciclo naturale. Quindi ci inseriamo dentro una corrente internazionale di turismo che privilegia, rispetto ai luoghi affollati o alle realtà per certi aspetti anche turisticamente invivibili, come sta accadendo nelle grandi città, privilegia realtà invece dove si può praticare una conoscenza del territorio, un ritmo della vacanza molto più consono ad una dimensione nuova del vivere, ecco. La manifestazione ha voluto valorizzare le bellezze del territorio, la natura e i beni archeologici, materiali e immateriali, attraverso conferenze e dibattiti che hanno acceso i riflettori sullo sviluppo dei territori lacustri. Grande protagonista è il cantautore Eugenio Finardi, che con il suo progetto Eufonia ha galvanizzato il folto pubblico presente. Per me è una prima volta su una chiatta, anzi la seconda, la prima è stata a Venezia, no? Però davanti in un canale diverso, no? Essere così in un luogo così, poi in Barbagia, inaspettato per me. Io ho suonato in quasi tutte le cittadine che ci circondano e conosco bene questa zona, ma non conoscevo questo lago, perché è un segreto, e quindi è come un topazio, no? In mezzo alla Barbagia, è bellissimo. L'anima del festival ha ben evidenziato l'aspetto sportivo e culturale dell'evento, promuovendo le molteplici attività che si possono praticare nel contesto ambientale del lago di Gusana e nelle tre dimensioni naturali della terra, dell'aria e dell'acqua. E mentre si smorzano gli eco della terza edizione, già si pensa alla quarta. E poi ci sono quelle intuizioni. 11 anni fa, Lisbona, una corsa in notturna, una corsa agonistica, ma anche per amatori. Da quella corsa è nato un format, unica data italiana a Cagliari nei giorni scorsi, è l'Urban Trail, che racconta di più che qualcosa di sportivo. Racconta, valorizza i quattro quartieri storici, oltre 200, 300, 400, 1000 partecipanti provenienti da fuori, che poi magari rimangono a Cagliari o in Sardegna. Ci sono spot, ovvero quei brevi messaggi di testo, aggiungiamo le immagini,
che sottolineano e raccontano. Beh, quello che è successo a Cagliari con l'Urban Trail Run, anno decimo, è qualcosa di più di un evento sportivo. Quello sardo è l'unico appuntamento organizzato in Italia. È qualcosa di più di una corsa o camminata suggestiva di notte nei centri nevralgici della città, tra scale, scalette, viuzze e soprattutto bellezza di un luogo sempre più al centro del villaggio turistico. Un capoluogo scelto e non più di passaggio, una comunità che, attraverso un progetto come l'Urban, si ritrova, corre, scopre, cammina e rimane in città. Perché? 1000 persone che hanno voglia più che di correre, di conoscere la città di notte. Capitolo tecnico e podio e risultati sportivi. Gradino più alto per Ismaele Deida, ventenne di Villa Cidro, che in 46.06 copre i 10 km del race, staccando di 1 minuto e 20 Pier Francesco di 2.37, due volte vincitore e campione uscente Giorgio Calcaterra. Al di là del cronometro, il senso di questo progetto è racchiuso nelle considerazioni di Ismaele Deida. In questa gara ho conosciuto posti che neanche conoscevo, quindi devo dire che per chi non è della Sardegna, che chi non è di Cagliari, con questa gara l'ha conosciuta. Quindi è stata davvero una bella gara dove conosci Cagliari. Già, per chi non conosce Cagliari e la Sardegna, una manifestazione di questo genere rappresenta davvero una cartolina, uno spot appunto, per il capoluogo e l'intera isola, che in un titolo semplice e semplice si riassume con una parola. È una magia, poi corriamo tutti con la lucetta, mo è spenta però le accendiamo e quindi c'è anche un effetto coreografico che è magico. Tanti momenti iconici di una gara, evento, corso, passeggiata che mette al centro la bellezza di una città e dei suoi quartieri storici, facce, sorrisi, gente comune tanta, mescolata e shakerata con i turisti che in queste settimane si vedono ovunque, non solo a Cagliari. E allora, prima di chiudere, c'è il tempo della felicità e dello stupore con Enrica Pintor. È una gara molto bella, molto divertente, impegnativa, però ne vale la pena. Allora, il suggestivo soprattutto perché al buio, certi posti era proprio buio e quindi bisognava affidarsi alla luce e a chi avevi davanti. Poi tanti gradini, tanti, quelli più difficili, però è passata veloce la gara, è stata bella. Ci vediamo dunque il prossimo anno con un progetto unico e limitato, senza limiti, con quella suggestione di scoperta sempre più incisiva, preponderante. E se siete stati attenti, il virgolettato del vincitore Ismaele diceva: per chi non conosce la Sardegna, la conosce, la Sardegna si conosce, si apprezza, si promuove anche attraverso dei progetti magari legati in questo caso allo sport oppure legati alla promozione delle nostre eccellenze. Ritorna però anche lo stile della bici, un turismo lento con tanti sguardi che riguardano appunto la nostra bellezza. La decima edizione del Rally di Sardegna di mountain bike è stata un successo. Si è confermata vincente la scelta di puntare sulle montagne della Barbagia con i partecipanti, atleti, staff, amici e parenti che hanno potuto apprezzare i vari comuni che ha toccato il percorso a tappe: Arizzo, Desulo, Seulo, Gadoni, Sadali, Seui e Tonara. Siamo arrivati orgogliosamente alla decima edizione del Rally di Sardegna, non sembra vero. E ogni anno c'è stato qualcosa di nuovo e questa è sicuramente l'edizione da cui ci aspettiamo di più e della quale siamo più orgogliosi, sia per la partecipazione di atleti di valore e di fama assoluta a livello internazionale, sia perché questo evento è uno dei più importanti eventi di mountain bike internazionali che si tengono in Italia. Questa è una grande importanza sia per noi ma anche per tutto il movimento della bicicletta ed anche del turismo, del cicloturismo in Sardegna, che negli ultimi 15-10 anni sta crescendo tanto e si affaccia come una delle destinazioni emergenti più attraenti nel mercato del cicloturismo. Un evento importante per il cicloturismo sardo, ma in generale anche dal punto di vista sportivo, con una manifestazione di livello internazionale. Ma io penso che
per tutto quello che è il movimento della mountain bike italiana, avere una gara tappa in Italia è qualcosa che mancava da anni e è qualcosa di fondamentale, e sono stracontento che ci sia questa gara, soprattutto qua in Sardegna, in una di quelle regioni che hanno molto da far vedere, da visitare, soprattutto nel lato off-road. Sono già venuto qua in Sardegna a correre il Giro d'Italia o altre gare su strada, adesso sono qua in mountain bike e cercherò di approfittarne il più possibile e sfruttare al massimo questa opportunità. C'è chi ha apprezzato i percorsi e la qualità del rally di Sardegna. No, questa qui è la mia prima volta, diciamo che si assomiglia molto ai miei paesaggi in Sicilia, quindi mi sento un po' a casa e mi sento abbastanza emozionato a gareggiare con questa gente qui di alto livello. Sì, diciamo che ogni tappa è stata un pochettino differente, e anche oggi sono stati forse più sentieri tecnici, più sottobosco, e facciamo sempre, come anche ieri, un finale di tappa in quota sulle alte montagne dove hai davvero tanta vista ed è molto spettacolare. A trionfare dopo la 4 giorni in Barbagia nel Rally di Sardegna 2024 sono stati l'olandese Tessa Kortekas nel femminile e il bresciano Davide Foccoli nel maschile. Chiaramente non me lo aspettavo, con un livello del genere, con i campioni che c'erano, non me lo aspettavo proprio. E proprio il vincitore del rally maschile, Davide Foccoli, ha sottolineato come la Sardegna possa rappresentare una meta importante per tutti gli appassionati della bicicletta. Ma sì, sicuramente, non ero mai stato in Sardegna, non mi aspettavo questi paesaggi montani, e sicuramente è un luogo dove potersi allenare sia con la mountain bike ma anche con la bici da corsa, visto che qua le strade sono in ottimo stato. Abbiamo cominciato il nostro magazine con l'acqua come un film circolare di Kubrick, chiudiamo con il mare e Sant'Antioco. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri cari, a tutte le vittime delle guerre, della violenza. Sant'Antioco ha ricordato domenica scorsa tutti i caduti in mare, uomini e donne che lì hanno perso la vita, è successo a causa delle guerre e succede ancora oggi tra i migranti che disperatamente cercano un futuro e chi invece per lavoro o per essersi trovato in condizioni avverse in quelle acque è sparito. Una cerimonia sentita organizzata dall'associazione Abbracciamo il Mare, la Sosulcis ODV Isola di Sant'Antioco e ASD Diportisti del Sulcis, insieme a tutte le forze dell'ordine, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Comando dei Carabinieri di Sant'Antioco. L'isola di Sant'Antioco ormai è divenuto luogo di incontri di gente, di occasioni di socializzazione e di intrattenimento culturale. Molte le associazioni superattive, come quelle di Pinella Salidu, che in onore di suo marito artista scomparso qualche anno fa, porta avanti le iniziative da lui ideate, come quella del lancio della corona in mare, dove lui, vicino all'isola di Vacca, ha apposto una statua rappresentante una sirena per ricordare i morti in mare. Questa manifestazione nasce per volontà di Gianni Salidu, che 23 anni fa gli avevano commissionato una targa da mettere sott'acqua a ricordo dei morti in mare. A Gianni non era piaciuta questa l'idea della barca, ha detto: se mi date carta bianca ve la offro io. E ha preparato un bozzetto, una sirena che abbraccia il delfino. L'anno successivo, 2002, è stata messa in mare con un gran corteo di barche. Da allora ogni anno ripetiamo, questa è la 22esima edizione, questa grande manifestazione. Dal molo di Sant'Antioco la cerimonia è iniziata con la benedizione della corona e dei fiori. Poi la processione di barche ha lasciato il porto e si è avviata, costeggiando la bella costa del Sulcis Iglesiente, verso l'isola di Vacca. Suggestivo l'arrivo in un punto a largo, il maltempo e le condizioni del mare hanno impedito di andare più oltre. La corona insieme ai fiori sono stati gettati in mare tra sirene e applausi, poi il ritorno. Ricordare chi ha perso la vita in mare è un dovere, è un momento di riflessione, perché da una parte si comprende le difficoltà di chi ha deciso di affidare il proprio futuro a uno scafista, ma la gente di Sant'Antioco ha dimostrato di essere un luogo di accoglienza. La comunità di Sant'Antioco è molto sensibile all'arrivo ovviamente del flusso migratorio, quindi c'è un'accoglienza che è diffusa in tutto l'animo ovviamente dei sant'antiochensi.
Devo dire che il flusso qui ovviamente proveniente anche dall'Algeria è minore rispetto a tante altre realtà d'Italia, sicuramente un flusso che non dà molti problemi, ma che sicuramente nel momento in cui toccano ovviamente anche le coste o anche i porti, entrando dentro la laguna talvolta perché hanno anche la possibilità di entrare visti i punti che hanno, sono sempre quasi sempre comunque accolti anche dalla cittadinanza, non con un atteggiamento repulsivo, ma sicuramente di accoglienza e di sensibilizzazione alla loro realtà. Per la Guardia Costiera è importante anche ricordare che il mare va affrontato con prudenza, rispettando le regole di sicurezza. Il problema è che gran parte anche del navio da diporto può essere condotto anche senza patente nautica, il che purtroppo dà luogo, diciamo, a atti, non dico di deliberata incoscienza, ma talvolta potrebbero anche sconfinare ovviamente in sicuramente atteggiamenti non prudenziali dovuti anche all'inconsapevolezza da parte dei conduttori o chi noleggia anche un'imbarcazione, e che purtroppo dà luogo anche a interventi talvolta anche pericolosi da parte nostra e anche delle altre forze dell'ordine che vigilano al mare. Bene, termino qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Per chi non c'era, c'è il sito tcs.tv. Grazie.